Non può fuggire. Se aspetti troppo, i tuoi amici se lo scoleranno tutto. Ho bevuto solo acqua da quando siamo qui. Allora ve lo meritate, signore. Benvenuti sopravvissuti. Riprendiamo dove abbiamo lasciato. A voi cosa sembra? Andiamo! Se scappo, non riunirò il nostro popolo contro il Khan. E non riacquisterò la fiducia di mio zio. Se restate, vi manderà dallo Shogun per farvi processare. L'ordine è appena arrivato. La gente ha bisogno di voi. E anche Yuna. Dov'è? A nord, insegue il Khan tra le lande di ghiaccio alla vostra spada. Sta aspettando lo spettro. Perdonami, zio. Trova Masako, Norio e Sensei Ishikawa. Portali a Omo. Apriremo un passaggio e voi ci raggiungete. Vi sta aspettando Akin con le vostre cose all'albero sacro. Il vostro cavallo è nelle stalle esterne. Mi hanno detto di una recinzione danneggiata vicino alla porta. Potete uscire da lì. Vieni qui fuori, ma sparirò prima che si accorgano della fuga. Grazie. Vivia. Signori? Riesce a farmi dimenticare l'odore dei mongoli bruciati. Da che lato? Di là. Questo nostro terrà un discorso fuori dal portone. È finita. Speriamo. Il modo in cui li ha uccisi. Usciamo. Siete lo spettro. Silenzio, per favore. C'è una recinzione danneggiata poco avanti. Potete uscire da lì. Grazie. Di nulla. Siamo tutti con voi. Scappa nel cazzo di... Allora, vi chiedo sempre di lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non lo siete già. E niente. Proseguiamo. Quella recinzione di là. Opla. Entrati. Cazzo. Cabia. Kage, cucciolo. Sakai è fuggito. Troia. Ma fanculo, porca vacca. Sto cercando di contenermi. Scappano anche a me le parolacce. Allora. No, non fatelo scappare! Colpite il cavallo! No, Kage, no. No. Kage. Dobbiamo raggiungere Kin. Yuna ci aspetta. No. Kage, no.
Non ce la faccio. Kage. Perdonami per non averti protetto. No. No, no, cazzo. Madonna, se ti uccido, Khan. Cazzo, no. Caghe. Mamma mia, se me la paghi, se me la paghi, me la pagherai cara. Ho bruciato tutto. Kenji ha detto che Yuna è all'albero sacro. L'albero sacro è bruciato. Stare nell'ombra. Ah, non posso neanche attaccarli perché... non nulla. Allora, fatemi pensare. La prendo larga di là e uso il tronco. O mi infiltro di qua. Cazzo. Lui qua. E qua nessuno. Beh, posso sfruttarla. No. Aggiungi l'albero. Eccolo lì. Yuna, Yuna, dove sei? No. Merda. Yuna non c'è. Ma questa gente. Merda. Sarà stata radunata dai mongoli. Nessuna ferita. Uscito sangue dalla bocca. Ora distrazza lupo. Avvelenati. I mongoli sono riusciti a preparare il mio veleno e lo usano contro di noi. Cazzo. Porca vacca. Mansgamat. Mi hanno avvelenato. Mi hanno avvelenato. Posso seminarmi nella tempesta. Corri magari.
ma bueno. Yuna. 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 Sei tu? Non ero sicura ti svegliassi. Nemmeno io. I mongoli mi hanno somministrato il mio veleno. Come l'hanno avuto? Non lo so, ma hanno imparato a farlo da soli. L'avranno testato sulla gente di Kin. Prima che bruciassero la città, ho visto famiglie riverse in pozze di sangue. Poniamo fine a tutto questo. Esatto, dammi l'armatura e la spada. Ha portato il suo esercito in una fortezza sulla costa, al porto di Izumi. Dovremo accamparci lì vicino. Cerco il necessario. Le tue cose sono in quella casa. Quando sei pronto, vieni alla torre di guardia. Sì, Yuna. Vestiamoci. Quell'armatura mi è andato però. Cerchiamo Yuna. No, ok. Quella del fantasma fantasmone. Ma questo è potenziabile. Sì. 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 E ciao. Potenziarla tutta non riuscirò mai, mi sa. Devo, la domanda è, devo per forza usare questa? O posso mettermi... Ah, posso metterla questa. Sai com'è, mi copre tutto. Perché no? Forse c'è un nascondiglio migliore. Arrampicati e guarda la montagna. Sì, signor capitano. Nascondiglio sulle montagne. Eccolo lì. La pagoda di Jogaku. Riparata, difendibile e ben distante dalla fortezza del clan. C'è solo un problema. È in mano ai mongoli. Andiamo a prendercela. Prendiamo i cavalli. Kage è morto. Che è successo al tuo cavallo? Le guardie ci hanno bersagliato nella fuga. Uccidendo Kage. Mi dispiace. Anche a me. Let's go. Ma no, non lo voglio questo. Com'è che si chiama? Gente di Kin? Hanno bruciato molte città. Se solo avessimo combattuto il loro esercito e non tra di noi. Perché ti sei arreso a tuo zio? Non potevano prenderti. Mio zio cercava un cambro espiatore. E io ero perfetta. Cercava di proteggermi e di rispettare il dovere verso lo Shok. Mi sono arreso per farti fuggire a nord sulle tracce del Khan. Shimura è pazza,
battersi contro di me. Voleva che fossi suo figlio. Ho infranto il suo sogno. Facendo la cosa giusta. Essere nel giusto non migliora sempre le cose. Dillo alla gente che hai salvato. Se uccidiamo il Khan e cacciamo i Mongol, c'è una possibilità che tuo zio ti perdoni. Quando ero piccolo, Shimura mi fece da padre e da maestro. Era tutto per me. Non avrei mai voluto deluderlo. Spero potremo lenire questa ferita. Comunque vada, il suo perdono non può cambiare di su. Secondo lui ti ho plagiato. Ho fatto le mie scelte. Pur conoscendone il prezzo, le rifarei. Anche se lo Shogun mi considera un traditore. Siamo vicini al tempio di Jogaku. C'è un campo di pesca sul lago. Potremmo scavare l'area del tempio da lì. Lascia qui i cavalli, procediamo a piedi. Raggiungi il lago ghiacciato, eccolo là. Il bosco fitto offre un buon riparo. A noi e ai mongoli. L'approccio più sicuro potrebbe essere in campo aperto. O sul lago ghiacciato. Hanno prigionieri. Moriranno congelati. Merda. Loro il villaggio dei pescatori, poi prenderemo il tempio. Un cannone dall'alba. Per segnalare un attacco al tempio. Stealth. In teoria posso farli tutti e due. Invece no. Bastardo. Avevo fermato in tempo, penso. Provviste, ma non fatti. È morto tanto, mi sa. Abbassati, Cristo. E chi sono zo? Allora, lì ci sono i prigionieri, devo far prima quelli là. Cazzo. Allora, vediamo se riesco a distrarlo così. Dosho!
Ci sono io, ragazzi. Gli ho tagliato un braccio. Basta, liberi. Siete liberi. Facevano morire di fatica. Ora sei libero. Tutti liberi. Il tempio ha difese più forti. Bisogna agire con cautela. Analizziamo la situazione. Ok, ripassa il piano dell'attacco. Ci sono esplosivi sul ghiaccio. Attiriamoli. Gli arcieri sorvegliano il lago. Ci vedranno e ci faranno fuori. Attiriamoli da noi. Come? Col cannone dall'alba. Li attiriamo sul ghiaccio per isolarli e colpirli. Giusto. Mi piace come tattica. Vado a stanarli. Mi piace un sacco. Arrivano lì e ciac. Esplosivi. Questo li attirerà. Andiamo da noi. Voglio avvicinare. Siamo massacrati. Andiamo alla pagoda. Ovvio. Andiamo. Ho qualche esplosione. Tempio di Jokagu. Serve una strategia attenta. La cascata è ghiacciata. Possiamo scalarla e passare da lì. Trova la cascata ghiacciata, ok. Eccola lì. Seguimi. Stavo per cliccare freccia in su. Generale e le sue guardie, facciamolo soffrire e scapperanno. Che pirla.
Fanno male le frecce o sbaglio? Questi qua fanno molto più male. Sono cazzo più forti sono. Molto. Fammi se a potenziare la spada, ma proprio bene bene bene. Credevamo di morire da schiavi. Ora siete al sicuro. Stronzi. Mi avete fatto sudare. Questa vittoria. Niente mongoli, mura solide. Credo sia un posto sicuro. Ehi, tuo zio ha scelto la sua strada. Sì, sì, sì. Kotun conosce le tattiche di Shimura. Sa sconfiggere un esercito di samurai. Ma non sa come fronteggiare noi. Lo faremo soffrire, per Taka. Per tutti. Ok. E ci fermiamo qua. Scusate con il ritardo di Cyberpunk, ma c'è stato un piccolissimo bug in cui sono rimasto leggermente fermo. E devo vedere come sistemare la cosa. Comunque, arriverà presto il video. Niente, vi lascio qui e alla prossima. Ricordo di mettere like e iscrivervi al canale. Ciao ciao.